è morto in questi giorni Sergio Marchionne, il mega direttore della Fiat. Non voglio qui parlare del personaggio umano, specialmente in questi giorni, rispettando il dolore, la sofferenza e il mistero della morte. I nemici e anche i nemici di classe si combattono sempre quando sono in vita e in forze, in ciò prendendo esempio da Goffredo Leibniz, che rinunziò alla pubblicazione dei suoi nuovi saggi sull'intelletto umano, il cui referente polemico Giovanni Locke era nel frattempo deceduto. Da questo punto di vista non parlerò di Marchionne, bensì tratterò unicamente della santificazione agiografica che ne è stata fatta in questi giorni dai principali rotocalchi mondialisti, in primis La Repubblica, l'osservatore romano della mondializzazione dei mercati, i quali rivelano una volta di più la potenza onnipervasiva delle ideologie, nel senso di Gramsci e prima di lui di Marx. L'ideologia tende sempre a universalizzare falsamente l'interesse della parte, mostrando come l'interesse della classe dominante debba concepirsi come interesse della totalità sociale in quanto tale. L'ideologia cioè fa valere una falsa universalizzazione con cui si nasconde e si occulta il classismo che innerva la società capitalistica, a maggior ragione l'odierno turbocapitalismo post 1989. Marchionne è stato santificato, è stato presentato come il benefattore della patria laddove si trattava di un delocalizzatore in fondo, è stato innalzato a eroe dell'interesse nazionale laddove in realtà ha tutelato sempre solo l'interesse e il profitto della Fiat. Da questo punto di vista i padroni del discorso hanno svolto un'eccellente funzione ideologica di santificazione, per cui anche i dominati, che tutto l'interesse avrebbero a opporsi all'interesse della classe dominante, hanno osannato Marchionne come un dio in terra. Oppure, in maniera diametralmente opposta, l'hanno coperto di insulti, rivelando un grado uguale di subalternità. Occorre organizzarsi nella cultura e nel conflitto. L'odio rancoroso che viene diffuso urbi e torbi dalle reti sociali rivela solo il grado di impotenza e di disorganizzazione delle classi nazionali popolari dominate. Da questo punto di vista voglio rammemorare solo due episodi inter alia tra i tanti che si sono registrati. Il primo è Elkan che si rivolge ai dipendenti Fiat dicendo: dovremo essere eternamente grati a Marchionne. Sembrava di sentire il discorso nel film di Fantozzi del mega maxi direttore che si rivolge a Fantozzi chiedendogli eterna fedeltà. Il secondo episodio è quello tratto dal rotocalco turbomondialista La Repubblica, che addirittura ha fatto un articolo sul maglione di Marchionne, su come ha rivoluzionato il lifestyle postmoderno contemporaneo. Ecco, da tutto questo dobbiamo apprendere. L'ideologia continua a signoreggiare il campo e noi dovremmo in realtà reagire proponendo un'ideologia contrastante, una controegemonia rispetto a quella del pensiero unico e dei padroni del discorso, anziché subire la loro come sta avvenendo. Di tutta la vicenda di Marchionne ritengo questo l'aspetto più emblematico e interessante, il modo in cui i padroni del discorso, i mediatori del consenso, direbbe Gramsci, il potere culturale ha fatto sì una volta di più che i servi amassero le proprie catene e fossero disposti a battersi in difesa dei padroni e della loro santificazione su tutto il giro d'orizzonte.